Grande successo a Gravina di Catania per il debutto della nona edizione del Festival della Birra e Street Food regionale. Ce ne parla Lucio Di Mauro. Successo di pubblico e critica per la nona edizione del Festival della Birra e dello Street Food regionale che si terrà fino al 1 ottobre presso il parcheggio esterno del Catanè a Gravina di Catania. In questi primi giorni sono stati tantissimi visitatori pronti a vivere 10 giorni di spettacoli e coreografie fantastiche, puro intrattenimento e ovviamente buon cibo e birre pregiate. Diciamo che la gente viene da tutte le parti, questa sera arriverà gente da Gira, arriverà gente da Messina, da Ragusa, diciamo che l'evento è sentito proprio a livello regionale, quindi abbiamo cercato di creare una bella atmosfera che possa accogliere le famiglie. Abbiamo avuto un debutto veramente molto importante, con molta affluenza, dove ci sono state tante band, il grande Gino Finocchiaro che si è esibito, quindi vi aspettano ancora tante serate, ci sarà la band del Blasco, ci sarà Sal da Vinci giorno 28, quindi mi raccomando, non mancate perché il divertimento non mancherà assolutamente. È stato molto affollato ieri e lo è anche oggi. Siamo felici che in molti insieme a noi sposano questo progetto, perché poi alla fine quello che volevamo è che avvenisse coesione e collettività. Ovviamente della buona birra non può mancare, ce l'abbiamo artigianale, del food eccezionale, abbiamo i mercatini, abbiamo gli spettacoli tutte le sere. Abbiamo comunque sia moltissimo da offrire a tutti coloro che vengono a trovarci. Abbiamo visto anche molte famiglie ed è questa la cosa importante. Sì, ieri sera come primo giorno abbiamo avuto tanta affluenza di persone. Stasera, no, oltre alla birra troverete anche carne di cavallo, polpetta di cavallo, salsiccia, kebab, porchetta romana d'Ariccia, crispelleria, gelateria, cocchetteria, tutto quello che volete trovate qua alla festa della birra. Anzi, prima di tutto ringrazio la Sicilia Eventi che ha organizzato questa manifestazione, però anche ringrazio Franco Marcantonio e Mico Marcantonio e tutta l'amministrazione del comune di Gravina e anche il sindaco che si è messo a disposizione per fare questa festa della birra. Ogni sera la colonna sonora del festival sarà rigorosamente dal vivo. Ad esibirsi sul palco nel corso della manifestazione ci saranno tantissimi artisti coordinati dai conduttori Sandro Vergato e Paola Parisi.